al solito appuntamento dei 10 minuti di gioco del secondo tempo del campionato Gabbo 84-85. Si affrontano la Fiorentina di Mister Ugo e la Juventus di Mister Menotti. Un primo tempo che ha visto partire forte la formazione bianconera, subito una gran parata di Giovanni Galli da Pisa. Poi la Fiorentina, una Fiorentina che è uscita alla distanza nonostante gli infortuni e la polemica per la loro rimessa in campo. Una Fiorentina che si è resa poi pericolosa, il gol è rimasto soltanto nell'urlo, nella gola dei tifosi viola, quando astutamente il libero bianconero faceva notare il fuorigioco al mister, che era già esultato, aveva già esultato sotto la curva. Poi di nuovo la Juve. Attenzione, in questo istante la Fiorentina, infortunio, probabile infortunio al mister della Fiorentina, che tiene duro. Non sta mica bene, si sapeva che a nulla sono serviti i prodotti omeopatici. Caccia col medio. Rimessa dal fondo. Opala. Del libero della Juventus, recupera tre quarti campo il giocatore viola. Ottimo l'aggancio, chiude altrettanto bene il difensore della Juve. Toccato. Prosegue il reclamo del giocatore viola, chiusura inutile. Attenzione, azione di sfondamento della viola. Tenta un aggancio, difficoltà 10, ottimo l'aggancio di Ugo, si aggiusta, ma sarà necessario usufruire di un'altra miniatura. Cerca per cui il numero difficilissimo Mister Ugo Ward, spazza la difesa. Intanto da Roma notizie sconfortanti, raddoppio della Doria ai danni della Lazio, sempre più nel baratro. Occhio, perché sul 2-0. Oh, la Madonna! Mia. Strepitoso intanto del giocatore bianco. Mamma mia! Gioco tanto. Relativa palla dubbia. Qua rischiano, no? Allora, rientro. Mossa astuta in questo istante del difensore, che è alla meglio. Scende palla al piede lo stopper, supera la tre quarti, cerca poi un lancio improbabile, ma la condizione fisica non è della migliore. Esce intanto Tacconi, chiude il centrocampista viola alla ricerca della palla, numero dell'attaccante bianconero in recupero, come piace al mister. Di nuovo Ugo sulla fascia, cerca l'intercetto il difensore bianconero, deve rientrare dal fuorigioco intanto la miniatura viola, doppio rientro ed è altrettanto ottima la chiusura. Cerca il numero, palla che rimane sulla riga. Rimessa per viola. Siamo giunti al quarto minuto. Fiorentina 0, Juve 0. Una partita, stavamo dicendo prima, che ha visto poi la chiusura del primo tempo a favore della Juventus, con Giovanni Galli che ha dovuto superarsi. Oh la Madonna! Per negare il vantaggio ai bianconeri. È un match dove per la Juventus è importante la vittoria, relegata al quart'ultimo posto della classifica, mentre per la Fiorentina l'ultima spiaggia per quanto riguarda la zona UEFA. Abbiamo intervistato tra l'altro Mister Ugo sulla sua auto, è stato molto gentile
a rilasciarci l'intervista, fiducioso di questa qualificazione in UEFA. Attenzione, azione manovrata della Juve. Al limite dell'area chiude però molto bene il libero Passarella. Cremina palla la formazione viola. Ed è di nuovo claudicante. Allora, mister questo. Siamo alla metà del tempo. 0-0 ancora tra Juve e Fiorentina. Ricordiamo all'ingresso. Attenzione, azione della Fiorentina. Presenta bene con un tocco al secondo. Calcio d'angolo per i viola. Si salva la Juve. La Juve non ha parole. È zittita. Sono davanti ai suoi tifosi. Una brutta Juve dopo un buon primo tempo. Sono in 5.000 i tifosi viola giunti a Firenze con ogni mezzo. Ricordiamo che i tifosi della Juve hanno lanciato dalle tribune dei bigliettini ironici. Uno è fatto back. Back. Attenzione, uno, polemica. 3, 4. C'è una discussione tra i calciatori. Dopo vedremo, comunque c'è il replay. Sarà Sassi con la moviola. Calcio d'angolo a favore di viola. Battuto. Automatico. Si chiude molto bene la difesa bianconera. Attenzione. Vantaggio della Fiorentina! Vantaggio della Fiorentina! No, l'otto non è possibile! Socrates! No! Il dottore! Ma l'otto non è il dottore! Il dottore è 10! Vantaggio della Fiorentina! Mamma mia! Vantaggio della Fiorentina! Ecco l'esultanza di Socrates! Mamma mia che gol! Mamma mia! Mancano esattamente 3 minuti al termine! Fiorentina 1, Juventus 0 al comunale. Mia. Per la Juve si apre il baratro. Mister Menotti in silenzio subisce i cori dei tifosi viola. Ma attenzione alla reazione. Primi screzi inevitabili tra Juve. Screzi inevitabili tra Juve e Fiorentina, appena il risultato è cambiato. Com'è? Becca il volo. C'è stato subito una recriminazione da parte della squadra. Attenzione, reazione della formazione bianconera. Platini. Becca il volo, no? No, ho detto, non tiro mica con quella della già 3. Tenta l'aggancio lungo. Velleitario. Chiude. Il difensore viola libera al centro dell'area, ma cioè il pressing è bianco-nero, intento chiaramente a rubare palla e a cercare di riequilibrare questo match che a questo punto complicherebbe la situazione della classifica dei bianconeri. Inspiegabilmente relegati al quart'ultimo posto. È palla tua, però se volevi il back. Mister Menotti ormai dà indicazioni ai suoi di gettarsi in avanti. Posizionamento interessante da parte dell'attaccante bianconero, ma attenzione, portiere della viola esce alla grande, si infortuna anche lui alla caviglia e Fiorentina mal concia. Nonostante le cure pseudomeopatiche, tanto no, no, è arbitro. Attenzione, intanto ultimi scherzi, mancano poco al traverso parata. Al termine della partita, che la Fiorentina sta portando in porto addirittura in attacco. È riuscito a recuperare questi giocatori
È finita, è finita.